Salve a tutti amici di chitarra, sono Ampelio Bonaguro e siamo qui oggi in redazione per provare un amplificatore boutique italiano, Jade & Frère, appunto, nonostante il nome italiano. E niente, buon ascolto, vediamo che succede. Cominciamo con un super clean. Suono adattissimo per essere effettato, per suonare funky. Proviamo a giocare con i medi. Tirare fuori un po' il crunch aumentando il gain, cioè il volume dell'ingresso. Inseriamo con la bella pedaliera in dotazione il canale drive, che sarebbe, diciamo, una seconda modalità del canale clean. Agiamo anche sui canali posteriori, o meglio, sulle manopole sul posteriore, poste sul posteriore dell'amplificatore, che sono il Death e la Presence, cioè sono gli alti e i bassi generali, quindi valgono per entrambi i canali, e sono posti dopo il finale, quindi hanno un'altra, come dire, un altro effetto rispetto agli alti e i bassi standard. Adesso a cambiare veramente canale, appunto abbiamo detto che questo drive era una seconda modalità del canale clean, invece passiamo al secondo canale vero e proprio, che si chiama crunch, e più o meno comincia dove era finito il drive con il gain al massimo, e vediamo un po' che succede. Dinamico.
ci addentriamo in territori hard rock. Decisamente più rock oriented di quello di prima, ovviamente, e sempre con le alte frequenze abbastanza in evidenza. Adesso passiamo al canale lead, che è la seconda modalità del canale crunch. Interessante vedere come sia sul canale crunch che sul canale lead sia attiva la manopola che controlla appunto il contour, che è una sorta di equalizzazione generale che in senso orario scava le medie e gonfia le alte e le basse, quindi per un suono più metal, e in senso antiorario invece gonfia le medie a discapito appunto degli estremi di banda, per avere un suono un pochettino più vintage, più morbido. Sentiamo un attimo che succede. Thank you.
Amici di chitarra, questo è tutto, sono Ampeglio Bonaguro e vi rimando per ulteriori informazioni su questo bell'amplificatore al numero di Nicola questo mese. Ciao a tutti!